Ciao a tutti e benvenuti, stavolta dico benvenuti, nell'ultimo, se si può definire, episodio barra capitolo di Uncharted, ovvero l'epilogo. E niente, siamo nei panni di questa ragazzina qui, che non sappiamo nemmeno chi sia. E c'è anche un cane, questo è un labrador, ragazzi. C'è nessuno? Pare Maggie, cioè il mio cane, però, anzi la mia canina, però le beige e Maggie è nera. Comunque vabbè, chi se ne frega, finiamo... Uncharted, no, finiamo l'epilogo, ecco. Forse ci hanno abbandonato. Non mi dite chi è la figliola di Nate e Elena, perché io ne rimarrei sorpreso, perché pensavo che Nate, se avesse un figliolo, se avesse mai avuto un figliolo, fosse un maschio. Comunque, sì, pare un po' monco, per cane, comunque, vabbè. Dovremmo organizzare una festa, neppure se ne accorgerebbero. Ecco qui. Ehi. E vai. È andata. Da lì, casettina, la spiaggia. Bella giornata. Ora mi fido del cane, vado al cane che non ha un nome, però. Vediamo un po' dove ci porta. C'è nessuno? No, nessuno. Bene, il cibo è tutto qui. Vicky? Vicky? Ah, ma è una femmina! È una femmina anche lei, come Maggie. Vabbè. Almeno c'ha qualcosa di simile, oltre alla razza. Vai da mamma e papà. Dai, cercali. Vai. Scherzi. Ma guardate, vedi, dove sono loro? Sono neppure qui. Ok, non mi sicura. Nel frattempo ci accenderei un po'. Che scemenza. Ha lasciato le chiavi. Ha lasciato le chiavi. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Wow. Lo sapevo. Ma io... E questo cos'è? Mi sa che voi, come me, abbiate già capito cos'è tutto e cosa farà vedere questo epilogo, insomma, come finirà proprio Uncharted. Papà, lo sapevo, lo aspettavo. Ehi là.
E vabbè, soliti osi, giriamo pagina, vai. Scotila, scotila. Non si può scotila. Ah no, ok. È papà. No, ho sbagliato, scusate, ho ripresato la X. Gira, gira, andiamo un po'. Sono curioso di sapere come sarà ora Nate. La vecchiaia, voglio vedere cosa l'ha fatto. Ma è sempre uguale. Ehi, cercavamo. No, insomma. Cosa ci fa? Sono invecchiato, però niente di che. Non aspettavo peggio. La barca è pronta. Dai. Bene, vi raggiungo in un secondo. Perché? Devo solo. Prendere. Cosa c'è, Cassie? Sì, fantasia, ragazzi. Okay. Non arrabbiatevi. Vi ho detto di non arrabbiarvi. Le chiavi. Allora. Che cosa hai visto? Niente di che. Beh, solo quella foto di voi due e Sally. Con dei tesori che sembravano spagnoli. E un fucile. Sì. Ah. Prima o poi doveva succedere. Siete morirvelo. Non è ancora pronta. Pronta per cosa? Per vedere quella cazzo di roba? Ehi, tu, parolacce. Già, parolacce. Scusate. Ma avete gli scheletri nell'armadio, letteralmente. O cos'è? Una specie di teschio d'argento. Sai, credo di non essere ancora pronto io. Davvero? Nate? Fai il discorsetto. Sì, fammi il discorsetto. Aspetta, di quale discorsetto parliamo? È solo una bambina. Alla sua età tu e Sam avevate già iniziato con queste cose. È diverso, e lo sai. Sentite, se voi due eravate in un giro losco, per me non è un problema. Ma penso di essere grande abbastanza da doverlo sapere. Abbastanza? Quanti anni hai? Ah, divertente. Sì, io vorrei sapere quanti anni hai. Va bene. Beh, vediamo un po'. Io ho iniziato quando questo tipo mi ha chiamato per uno scoop su una importantissima scoperta storica. Dal tono sembrava un vero cialtrone. Sì, affascinante, cialtrone. No, non l'avevo ancora incontrato. Oh, lo sapeva, lo sapeva. E il cialtrone mi dice, se paghi il viaggio, ti consegnerò la bara di Sir Francis Drake. E per la cronaca, le ho dato quanto promesso. Sì, e mi hai anche dato in pasto a dei pirati indonesiani. Oh, dai, sai che non è stata colpa mia. Ok, time out. State dicendo che vi hanno attaccato dei... pirati? Dopo che avevate trovato la bara di Sir Francis Drake. È così? Sì, sì, sostanzialmente sì. Cazzate! Parolacce! Balle? Meglio. Va bene, dai, continuate. Sapete? Il sole è alto. La barca è pronta, il vento è favorevole. Volete continuare la storia? Io dico di farlo in mare. Andiamo. Ehi, un secondo, com'era Sir Francis Drake? Faceva schifo? Beh, in realtà non era lì. Sì, solo il suo diario e la mappa di Adon. La città d'oro? Ah, quella è una leggenda. In realtà era solo una statua maledetta. No, dai, davvero? Sì, vero. Ma ci torneremo più tardi. Vedi, la mappa ci ha condotto nel cuore della giornata.
ce la faccio. Troppi ricordi. Allora, allora credo sia finito, no? Cosa c'è da dire di questo finale? Poi si parla eventualmente un po' del Jones per sé, perché anche se di per sé la storia è finita nel capitolo precedente, il gioco in sé per sé è finito qua, proprio il capitolo, tutto è finito lì, a regola. Allora, il finale c'è da dire che è stato carino, ma secondo me poteva essere fatto un po' meglio, magari con qualche musichina sottofondo ancora più, non lo so, più toccante, no? Più nostalgica. Però soprattutto è sicuramente un buon finale, soprattutto rispetto a tanti altri finali che ho visto ultimamente, no? E questo è quanto penso io sul finale di Uncharted 4. Per quanto riguarda il gioco, la storia in sé per sé è stato decisamente un buonissimo gioco, graficamente, come già dissi, decisamente per quanto riguarda PlayStation 4 direi eccellente, perché nonostante tutto, nonostante la grafica, non è classico gioco che magari poi è pieno di bug, cioè sì, qualcosina ma niente di eclatante, sicuramente tutto abbordabile, cioè fattibile, va bene che ci siano queste cose lì. E niente, la storia è affascinante, gestita bene e a livello qualitativo, a livello di gioco in sé per sé, decisamente buono. Purtroppo per me, come già dissi, me lo sono goduto relativamente per quanto riguarda questa serie qua, perché comunque per cercare di essere più magari veloce e meno noioso, ho messo la difficoltà del gioco veramente al minimo, e quindi magari questa cosa me l'ha fatto godere meno del dovuto, ecco. Però ciò nonostante, niente, sono stato sinceramente, sono rimasto contento del gioco, sono rimasto contento di averlo comprato, perché a volte mi succede, non so se a voi può capitare, però a volte succede che magari il gioco poi non rispetta, no, le aspettative, e Uncharted invece anzi me la forse addirittura surclassate, ecco. E niente, e questo è quanto. Quindi in poche parole ciò che vi sto dicendo è che se non lo so, qualcuno dice ho visto la serie, sono deciso se prenderlo o no, perché comunque la storia ce l'ho, no, fidatevi, compratevelo, giocate una difficoltà maggiore e vi assicuro che vi divertirete davvero. Però c'è anche l'online che per ora, oggi che è il oggi lunedì 18 maggio, sì, perché comunque la registrazione, indipendentemente dal fatto poi dove cosa sarà caricata, comunque l'ho fatta il 18 maggio 2016, il multiplayer per ora pecca un po', però probabilmente faranno qualche aggiornamento, questo è quello che credo io. Insomma ragazzi, questo è quanto e niente, arriviamo alle conclusioni. E conclusioni cosa dicono? Dicono che vi ringrazio per, cioè vi dicono che vi ringrazio per, in primis per le visualizzazioni, e ringrazio specialmente e soprattutto tutti quelli che diciamo sono stati un po' più vicini, no, a me, magari commentando e magari mettendo mi piace, perché no, questo non lo so, magari condividendo anche qualche video. Quindi ringrazio soprattutto loro, ma in generale ringrazio tutti per le visualizzazioni. E niente, spero di avervi fatto comunque divertire, di avervi comunque un po' intrattenuto. E niente, l'ultima cosa, vi ringrazierei ancora di più se magari potreste lasciare già innanzitutto un bel mi piace anche a questo video qua, all'epilogo, non tanto per me ma per, diciamo, Uncharted, non per la serie. E poi niente, magari perché no di iscrivervi anche al canale, no? Così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che potrò caricare in futuro per eventuali altri gameplay che probabilmente farò. Niente ragazzi, credo che io non abbia da dire altro e niente, vediamo se, non lo so, magari dopo questi riconoscimenti che sono abnormi e immensi, c'è qualcosa. No, stavo guardando se non so, magari ci potevo saltare questo CV, vediamo se c'è altro, eventualmente chiaramente ci sarà anche questo in questo video qua, però io mi chiedo, non dico altro, nel senso, io sto zitto. io non ho da dire altro. Detto questo, io per ora vi saluto e niente, ciao, ci vediamo al prossimo video.